illecito ai partiti. È partito con un tam tam su internet, poi ha coinvolto decine di associazioni in tutta Italia. È la battaglia contro le macchinette nei bar. Si chiama Slot Mob e intende premiare gli esercenti che rinunciano agli introiti dell'azzardo. E mentre la Lombardia vara una legge no slot, a Reggio Emilia una banca decide di bloccare i conti correnti ai clienti malati del gioco. Sentiamo Gianni Bianco. Se c'è il biliardino non c'è posto per le slot e se le macchinette mangiasoldi stanno fuori, nei bar si fa più spazio alle persone. È semplice l'idea che muove quelli di Slot Mob, un tam tam partito da un gruppo di giovani online che già coinvolge 70 associazioni in tutta Italia. Biella e Milano, poi decine di altre città in tutta Italia. Si individua un bar che abbia rinunciato al gioco d'azzardo e lo si premia, presentandosi in massa a farvi colazione, regalando poi al locale un calcio balilla. Col voto, col portafoglio possiamo cambiare il mondo. Noi abbiamo in tasca le chiavi dei nostri destini. Basta premiare con i consumi ciò che pensiamo ci faccia bene e il mondo, il mercato può cambiare. È un'altra forma di consumo critico. Per un bar quel che si guadagna con caffè e cornetti è nulla rispetto a quanto ci si mette in tasca con le macchinette. Almeno 2-3 mila euro extra al mese che per piccoli locali e in tempo di crisi sono la vita. Rinunciarvi è per l'appunto un azzardo, ma è quello che hanno cominciato a fare con coraggio molti esercenti, contribuendo così a frenare il contagio della ludopatia. Ho deciso di non mettere più slot machine perché mi sono accorto che è uno strumento di devastazione, di impoverimento per quelle persone che già fanno fatica a tirare avanti. Intanto qualcosa si muove. Nei giorni scorsi la Lombardia ha alzato le tasse agli esercenti che tengono le macchinette e ha dato incentivi a chi le toglie. Perché in questa patologia sociale un ruolo ce l'ha anche lo Stato, che con una mano cura le dipendenze e con l'altra intasca introiti e pianifica condoni per i signori delle slot. La domanda però è: quali costi sociali ha un business del genere? Perché in Italia abbiamo 800.000 malati di ludopatia che costano mediamente 40.000 euro l'anno. Facciamo il calcolo di quanto costa la ASL, facciamo il calcolo di quanto costa poi combattere la criminalità organizzata che c'è dietro le slot machine, tiriamo una linea e vediamo quanto è veramente conveniente per lo Stato questo business.